Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della carriera allenatore con il Bari. Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della carriera allenatore con il Bari. Grazie veramente a tutti per il supporto ragazzi, perché sto vedendo un feedback assurdo. Cioè vi ho chiesto 3 o 4 partite episodio, mi avete lasciato più di 50 commenti dove mi dite che saranno 4 le partite. Perfetto. E veramente vi volevo ringraziare, perché io magari posso fare anche meno visual, pochi mi piace, tutto il resto, ma so che la gente ci tiene a questa carriera e so che ci stiamo divertendo. Allora ragazzi, vi ricordo che siamo verso le ultime 10 ore di mercato e dobbiamo un po' sistemare tante cose. Allora dobbiamo aggiustare un po' la rosa e tutte queste cose qui. Quindi ragazzi, nel frattempo mi accendo anche un po' la luce qua laterale, così sono più illuminato. Ragazzi, vi volevo dire che dobbiamo sistemare la rosa. Ok, destro è andato a West... no, è andato in Inghilterra, sì, ok. E niente, dobbiamo vedere bene dove avere i doppi ruoli, i tripli ruoli non servono magari, quindi dobbiamo gestirci bene tutto ciò. Io direi di avanzare un pochettino, giusto per vedere un po' cosa succede a livello di offerte. Perfetto, hanno deciso di ritirare l'offerta per Denis Tonucci, va bene, ok. Vi ricordo che avevamo anche l'offerta per Rafael Martigno. Io ci ho pensato un bel po', nel frattempo alla conferenza stampa abbiamo la sfida col Palermo, però questo episodio penso che lo dedico solo al mercato. Divertente questa cosa qui. Ci ho pensato un po' per Martigno. Allora, ragionando, io direi che sulla sinistra siamo abbastanza coperti con Piu, che lo posso usare sia come COC che come ala sinistra, magari quello è il ruolo naturale suo. Quindi io vorrei provare a rilanciare sui 3 milioni per quanto riguarda l'offerta per Martigno. Ora vediamo un po'. Poi ragazzi, volevo dire che vi sto portando un episodio al giorno, ormai l'avete visto. Però non lo so se riesco ad avere questa costanza prima che esca il gioco il 29, perché io ce l'ho online su PC, perché ho quasi finito le ore dell'EA Access, quindi devo vedere un po'. Però ragazzi, io ci perdo assai tempo sulla carriera, controllo un sacco di cose, quindi le ore passano e le ho un po' consumate. Allora, l'offerta è dal Verona, quindi in Serie A, non ce lo ritroviamo subito. Allora, trattiamo, questa trattativa va portata avanti per vedere se abbiamo budget. Io direi che voglio provare una controfferta a 3 milioni, so che è difficile che accettino, però magari se troviamo un compromesso, magari sui 2,7, dai, proviamoci, potremmo ragionare, anche perché ha già 29 anni, Martigno sarebbe un buon budget da investire magari su, che ne so, magari su un terzino, dobbiamo vedere un po'. Sarebbe interessante. Allora, ok, hanno accettato i 3 milioni. Oh, non me l'aspettavo, non ho chiesto tantissimo. 3 milioni secondo me per Martigno, per un giocatore di 29 anni che ha un 71, ovvero non è proprio altissima, ci sta. Ok, perfetto, quindi ora in pratica dobbiamo aspettare che si accordano per l'ingaggio, o meglio per il contratto, immagino. Quindi noi andiamo un pochettino avanti. E qui arrivano anche fra poco gli allenamenti che dobbiamo gestire. Ah, qui è cambiata la grafica delle 10 ore. Qua devo stare attento ragazzi, perché sennò finisce subito il tempo. Allora, skippiamo. Mi serve sapere se Martigno va via. Mannaggia, se no non ho budget. A meno che non è già andato via. Fatemi controllare. No, per il momento no. C'è un raffreddore tremendo. Kozak in nazionale, unico giocatore che abbiamo in nazionale. Avanziamo ancora, vediamo. Mannaggia la miseria, non mi arriva questa offerta accettata. Questo contratto, mannaggia loro. Allora, vediamo, vediamo. Nel frattempo, ragazzi, vi faccio vedere che abbiamo come budget 1,8 circa. Nell'app di mercato io ho sempre i soliti giocatori, però, come vi ho già detto, deve andare via qualcuno. Un solo colpo potremmo provare a fare. Potremmo provare per Zanellato. Zanellato ci potrebbe stare, però non lo so. Io voglio delegare magari il mio secondo. Vabbè, no, anzi, ragioniamo prima, ragazzi, con calma, pensandoci, non voglio ancora riempire la rosa. Dobbiamo vedere questa benedetta trattativa con Martigno, che succede, ma qua non mi arrivano email, ma fatemi controllare bene, non è che sono io. No, l'ho pure cancellata, non sono io, dai, andiamo solo alle 6 ore di mercato, di più non posso fare. Stop trattative trasferimento, a posto, quindi è stata interrotta, colpo di scena, non sono riuscito a trovare un accordo, va bene.
Allora dobbiamo fare solo l'ultimo colpo. Nel frattempo vi faccio vedere un po' la rosa per riepilogare. È troppo lunga, ragazzi. Voglio provare a scambiare Nenè, che è l'unico giocatore che veramente non utilizzo. Secondo me è troppo vecchio. È un buon giocatore, non lo metto in dubbio. Un 69 di overall, però ha già 34 anni. Secondo me non lo utilizziamo tantissimo. Poi vorrei anche togliere qualche prestito per avere tutti i giocatori bene o male, a parte tipo un marrone, quello ce lo teniamo, per avere tutti i giocatori di nostra proprietà. Quindi dobbiamo vedere un po' la primavera, l'avete già visto il rapporto, li ho tolti poi quelli che non servono, e dobbiamo quindi andare a trattare, ragazzi, questi giocatori che abbiamo nell'hub di mercato. Vorrei provare principalmente per Zanellato, magari un rinforzo in più a centrocampo ci può stare. Io faccio delega per velocizzare solo un pochettino le trattative, però vediamo. Io voglio offrire, come ho fatto già, un 500.000 euro, vediamo che ci dicono. Poi Crecco, possiamo anche provarci, però Crecco è un po' più difficile. Vabbè, proviamoci, magari Crecco sui 800.000 potrebbe valerli. E poi vediamo, Borello, no, Panico, Panico è un gran bel giocatore, ragazzi, dobbiamo vedere, Gori, dai, ci potrebbe stare, però per il momento ho un'altra cosa in mente. Ragazzi, voglio provare questo talento di 20 anni, Lautaro Martinez. Ok, vi avevo detto che solo uno straniero prendevamo, però questo è un talento interessantissimo. Mi è stato anche consigliato da un ragazzo sotto un mio video della carriera, ovviamente col Bari, quindi questo voglio provare a scambiarlo con Martinez, quindi in teoria straniero per straniero, vediamo. Non è facilissimo, magari a zero potrebbe essere un grande investimento, però io non penso che riusciamo. Proviamoci, magari la trattativa la gestisco direttamente per chiuderla magari in un periodo un po' più breve. Vediamo, allora, aspettavo con ansia, mo ti ho contattato, non è che... Scambio giocatori, ok, attaccanti direi, sì, con Nenè lo voglio scambiare, che vale 650.000. Sissè, mi avete detto che non è male, però, boh, vediamo. Allora, voglio provare a tenerlo. Possiamo prendere in considerazione uno scambio con Martinez, ma ci serve un giocatore nel seguente ruolo, alla destra. Ah, ok, quindi offri un altro giocatore. Vabbè, allora posso provare a mettere un'ala destra tra Improta, Fiammozzi, Galano e Brienza. Brienza e Galano. Brienza si ritira e non è il caso, il nostro capitano. Galano c'ha comunque 26 anni. Direi che forse Fiammozzi potrebbe essere un candidato per scambiare. Sì, dai, voglio provare perché Improta è in prestito. Dai, proviamo con Fiammozzi. Che ne dice invece di uno scambio con Fiammozzi? Vediamo. Siamo disposti a prendere in considerazione uno scambio tra Fiammozzi e Martinez solo dietro l'aggiunta di un conguaglio. Se vabbè, lì vedo 8 milioni. Oh, ma stai scherzando, ragazzi? Ma questi sono impazziti. Controfferta, fai un'offerta. Madonna, quanti soldi! Oh, ma voi siete impazziti. Cioè, Martinez, gran bel talento, ma io massimo ti voglio dare 1,3. Vediamo, la trattativa avanza offerta. Questa cifra è superiore a quella che siamo disposti a offrire. Non possiamo venirci incontro a 1,340. Dai, mi dispiace, ma non credo ci siano margini per trovare un accordo. Vabbè, vattene a quel paese, mannaggia. Cioè, volevo intavolare una trattativa semplice, comoda, ma niente. Vabbè, allora io me ne vado sul talento italiano. Ah, ok, lui è arrivato di recente. Dov'è? Su Panico, contatta per acquistare. Attualmente in prestito un'altra squadra. No, Panico in prestito, maledizione. Maledizione, io credevo fosse comunque valido Panico, ma in prestito, non l'avevo calcolata questa cosa. Colpo di scena, ragazzi, dobbiamo andare su altri giocatori. Ne ho selezionati 3, se non sbaglio, sì. No, 4 anzi. Ho selezionato De Luca del Torino, Palombi, Sciamacca e Vido. Quindi dobbiamo vedere un po'. Allora, il giocatore si è appena trasferito in questa squadra, quindi Vido non lo prendiamo, vedete, non me lo fa prendere, è questo. Vabbè, però segnatevelo Vido perché secondo me è un gran bel talento. Poi abbiamo Sciamacca che si è pure appena trasferito e dobbiamo vedere De Luca e Palombi. Ok, Palombi si è appena trasferito, però era quello che più non mi piaceva tra tutti. De Luca si può trattare. Io voglio fare sempre lo scambio con Nenè perché è l'unico giocatore che non vorrei tenermi e potrei anche risparmiare ingaggio alla fine. Quindi dobbiamo vedere un po'. Allora, facciamo scambio di giocatori.
attaccanti. Proviamoci a mettere Nenè. Come vedete non sto tagliando tanto, ragazzi, sto cercando di farvi vedere come sto ragionando, perché sennò è un casino. Possiamo prendere in considerazione uno scambio con De Luca, ma ci serve un giocatore che seguente ruolo alla destra. Niente, oh, tutti vogliono sta cavolo di alla destra, maledizione. Offri altro giocatore, va bene. Io vado sempre con Fiammozzi, ragazzi, perché è l'unico che posso veramente scambiare. A meno che non ci chiedono chissà quanti soldi. Non interessa, non ho visto, mannaggia. No, aspettate, posso fare offerta per cartellino. Dai, provo a prendermelo a zero, cioè a zero, direttamente con soldi. Vediamo, 610.000 euro potrebbe andare. Vediamo che ci dicono, mo si arrabbiano. Siamo soddisfatti dell'offerta per De Luca. Ora prepareremo tutti i documenti necessari, sarà un piacere fare affari con lei. Oh, per 600.000 euro un attaccante come De Luca non è niente male. Oh, c'ha 19 anni, ragazzi, c'ha... è una bella promessa. Numero 92 tra l'altro, quindi attenzione. Questa è una bella punta, molto alta, quindi niente male. Allora trattiamo. Vabbè, quindi dobbiamo cercare di monetizzare Nenè in qualche modo, ora vedremo. Vediamo però se non vuole un contratto troppo importante. Io farei promessa anche nel nostro, nella nostra squadra. Magnifico, era ciò che volevamo, ok, perché non è che ti posso dare proprio un ruolo importantissimo, perché in previsione. Però ti voglio fare un contratto da 5 anni, cioè veramente voglio blindarti. Non è soddisfatto, preferirebbe firmare per 3 anni. Facciamo controfferta almeno 4 anni, dai, 4 anni vorrei tenermelo. Ok, è contento, queste sono le belle trattative, concordiamo da 5 a 3, 4, perfetto. Non vuole la clausola, però per un giocatore del genere ci vorrebbe forse. Vabbè, facciamo che per ora non gliela diamo la clausola, ragazzi, però in futuro magari quando crescerà potremmo mettergliela, perché secondo me questo qua è un gran bel talento. Stipendio, bonus ingaggio di 65.000, stipendio 5.100, dai, non è uno stipendio altissimo, si può accettare. Perfetto, perfetto, quindi nuovo acquisto, ragazzi, un gran bel giorno in attacco. E ho voluto, vedete, sale ancora l'overall, ho voluto comunque portarvi questa trattativa perché non volevo proprio perdere completamente le 10 ore di mercato. Però fosse stato, non per me, diciamo che se non avessi venduto ancora nessuno non avrei comprato nessuno. Però vabbè, De Luca voglio provare, vedete, un 59, questo allenato può arrivare tranquillamente a 65 secondo me. 1,90 di altezza come avevo detto, 4 stelle piede debole, secondo me questo è un giocatore interessante ma sempre in prospettiva. Purtroppo Nenè non me lo vogliono comprare, maledizione. Quindi ragazzi siamo costretti ad avanzare e vedere se ci arrivano offerte. Non possiamo fare diversamente, io altri acquisti non ne voglio fare come vi ho detto. Intanto Royce è andato al Real Madrid, ma lì parliamo di cose un po' più elevate. Qua non arriva nessuna offerta, ragazzi, quindi penso proprio che non si chiudono trattative. E allora dobbiamo vedere di rimandare qualcuno dal prestito e cercare, non lo so, di gestirci la situazione. Ragazzi, ho raggiunto un accordo con la squadra Milan per la cessione di Zanellato per 500.000 euro. Raga, per 500.000 euro questi giovani a questo prezzo li devi prendere. Assolutamente. Ragazzi, accetto subito. Il mio vice... ora trattiamo col giocatore, il mio vice ha offerto 500.000 e hanno accettato. Benissimo, a fine mercato, raga, due colpi italiani alla grandissima. Perfetto, Nicolò Zanellato, che io ho visto spesso, sembra un po' un Locatelli per intenderci, molto simile. Metterei promessa, vediamo se accettano, non ci siamo. Non vorrebbe fare panchina tutta la stagione. Ok, vorrebbe giocare un pochettino di più. Allora accettiamo, dai, mettiamogli sporadico, vediamo. Allora, abbiamo raggiunto un accordo, 4 anni, sempre minimo 4 anni, me li dovete accettare. Ok, soddisfano tutto. Quindi ragazzi, non mi aspettavo due colpetti nel finale, ragazzi, alla fine. Stipendio 11, chiede un po' troppo però, ragazzi, 11.000. Facciamo una controfferta, io te ne voglio dare 9.000 sinceramente. Vabbè, il bonus di ingaggio, madonna quanto è alto il bonus di ingaggio, ragazzi. Non mi aspettavo così alto. Vabbè, io ti voglio dare 9.000, però madonna, speriamo che non rifiutano e si arrabbiano, se no è un casino. Però io ci voglio provare. Non è intenzione a bloccare la nostra trattativa. Non è ancora la cifra che speravamo.
Bonus di ingaggio e 53.000 dopo 5 presenze. Ragazzi, io accetto perché non me lo voglio far sfuggire questo giocatore a così poco, tra l'altro. Quindi ok, chiuso. Alla fine vedete, non abbiamo fatto tanti acquisti. Abbiamo preso solamente 1, 2, 3, 4, 5 giocatori. Non abbiamo fatto una campagna acquisti folle. 5 giocatori, abbiamo dato via qualcuno in prestito, così. Quindi io direi che abbiamo valutato bene la situazione, tutti italiani tranne uno, quindi quasi tutti. Allora, avanziamo un pochettino, vediamo, sì, direi che non arrivano altri mail. Si chiude qui il mercato estivo, ragazzi, quindi sono contento. Giocatore del mese Kozak, attenzione, attenzione, non me l'aspettavo. Infortunio in allenamento, un giorno di stop Martigno. Vabbè, direi che ci sta, Martigno. Aggiornamento mensile, questo è importante. Allora, vediamo un po', Mariani, Casadei, vediamo chi è che... Questo è un bel potenziale. No, non lo voglio acquistare però subito. Io pensavo... Ah, vabbè, lo teniamo, ragazzi, nella lista. Mattia Rossi non mi piace, rifiuta. Poi Giuseppe Fontana neanche, rifiutiamo. Poi Francesco Rossi, neanche, potenziale troppo basso. Questo Mariani lo tengo nel vivaio, potrebbe crescere. Casadei, no, non mi piace assolutamente. Questo Bruno, neanche. Esposito, neanche. Nicola Russo, potenziale troppo basso, ragazzi. Anche, no, è Gallo, si potrebbe pensare. Quest'altro Gallo, no. Madonna, tutti Gallo si chiamano, che diamine. Marino... No ragazzi, ma io voglio tenermi solo Daniele Mariani per il momento, che è quello che mi piace di più, che potrebbe crescere 15 anni poi. Ok, perfetto. L'ultimo giorno di mercato si è concluso. Trattativa per Luca Crecco in fase di stallo. Vabbè, alla fine non l'ho seguito più Crecco, quindi ci sta. Eliminiamo qui i messaggi, ragazzi, e ora andiamo già a gestire un po' la rosa. Vi avevo detto che potrei... Ah, però ho superato i giorni di mercato, non so se possono tornare indietro. Ora vediamo, ragazzi. Allora, mettiamo per posizione portieri, siamo coperti con questi tre. Anzi, qualcuno poteva andare in prestito tipo De Lucia, però vabbè, non è arrivata l'offerta. Scalera l'abbiamo dato in prestito. Henderson, vabbè, è nostro. Contratto in scadenza Masi, glielo devo rinnovare. Poi Capradossi è in prestito. Ragazzi, io termino il prestito. All'inizio ci puntavo su Capradossi. Però avendo già Masi, Bani, Ghiomber e Tonucci, ho paura che poi sia scontento, infatti il morale non è altissimo, quindi faccio termina prestito, lo mando di nuovo via. Questo è appena arrivato dal Chievo, Bani, ok, Ghiomber è in prestito ma me lo tengo perché è veramente forte, anche Tonucci alla fine l'ho tenuto, era sul mercato, rimuovi dalla lista trasferimenti, però alla fine l'ho tenuto, devo rinnovare poi i contratti, lo so, però lo faccio più in là. Dumbia in prestito, ok, Di Noia anche in prestito, Cassani ci può stare. Morleo lo volevo dare, ragazzi, però non sono arrivate offerte, quindi mi tocca tenermelo, perché se vado a rescindere quanto costa, no, preferisco tenermeli questi soldi. Delia, ok, questi qui Deo, Marrone anche me lo voglio tenere assolutamente. Quindi forse l'unica promessa nel vivaio che avevamo, che secondo me può andare bene, è già salito di 2, quindi alla grandissima Busellato, Petriccione, Fiammozzi in prestito. Fiammozzi, raga, faccio termina presto, perché su quella fascia sono coperto e preferisco non avere scontenti, come vi ho già detto. Per esempio, vedete, già Bascia è molto scontento e devo farlo giocare, se no è un casino. Teio me lo voglio tenere, perché secondo me non è malvagio, ci può servire. Salzano è sul mercato, Greco, Zanellato è appena arrivato, questo lo voglio sfruttare, raga, 64 a 19 anni, secondo me è ottimo. È già salito di 1, tra l'altro, era 63, quindi perfetto. Questo lo voglio sfruttare, Zanellato mi piace un sacco. Martigno, vabbè, ora è infortunato, però vabbè, ci sta. Corlù, ok. Galano, in prota e in prestito. Però me lo voglio tenere, in prota lo posso sfruttare questa stagione. De Luca appena arrivato, De Luca 60, secondo me questo può crescere tanto. Foro Flores, vabbè, lo teniamo. Cosa che è una grande punta. Nenè non è voluto andare via, Sissé, Nenè, Sissé, ragazzi, io non li uso, mannaggia. Devo vedere un po' come gestire questi due giocatori, magari nei commenti mi fate sapere un po' che ne pensate. Rajcevic in prestito a squadra Vercelli, Jokolano che lo sfrutto, e Piu che è arrivato quest'anno, è già salito di 1. Secondo me, ragazzi, abbiamo fatto un buon mercato, ok, questi due prestiti sono andati via. Ditemi però voi nei commenti cosa ne pensate delle trattative che ho portato avanti. Vi faccio vedere anche gli obiettivi, come stanno andando. La crescita giovani, c'è eleggibile un giocatore.
Vabbè, ovviamente eleggibili uno, ma lo stiamo già facendo giocare. Diciamo che abbiamo questi obiettivi che stanno andando bene. Riduci l'età media della squadra a 25 entro due stagioni. Ok, per il momento siamo a 25,9, abbiamo abbassato un po' da dove eravamo partiti. Se vedete il primo episodio vedete a quanto eravamo partiti. Guadagna 8 milioni dalla vendita delle magliette in una stagione. Siamo un po' sotto, servirebbe qualcosa in più. Non so se riusciamo a chiudere questo obiettivo. Le finanze, entro due stagioni secondo me possiamo arrivarci. In patria uno già fatto, vinci il campionato è difficile. Quindi ragazzi, io direi che come panoramica ci siamo. Questo episodio dura un pochettino, questo lo ammetto, però l'ho voluto dedicare solamente al mercato perché mi andava di gestire un po' così la trattativa. E poi vi ricordo che mi mancano poche ore, non so se poi riesco già a portarvi l'episodio, però entro i 29 arriva, state tranquilli, perché dobbiamo giocare nel prossimo episodio 4 partite, come mi avete detto, col Palermo, con la Salernitana, col Foggia, di nuovo derby, e qua voglio vincere. E col Novara, quindi sfide impegnative, in Serie B sono tutte toste le sfide. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite il prossimo episodio, supportate al meglio questo qui, un bel mi piace, una bella iscrizione al canale e niente, io direi che noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!